Sei comodo, pronto per ascoltare un nuovo fatto mai narrato. Storie d'Appennino su Radio Fresh. Su Radio Fresh. Su Radio Fresh. In ogni puntata ti raccontiamo il lato più nascosto del nostro territorio. Salve a tutti, mi chiamo Marco Nucci e sono qui a Radio Fresh per raccontarvi un'altra spiazzante macabra vicenda accaduta sul nostro territorio. State per ascoltare una nuova storia d'Appennino. D'Appennino. La morte è un argomento che tocca tutti da vicino. Non c'è persona al mondo che non debba farvi i conti. È l'ombra alla fine del sentiero. L'ultimo dei pensieri concepibili è il primo degli inconcepibili. La parola morte è un termine assoluto che evoca decine di altre immagini, di solito cupe, tristi o genuinamente spaventose. Una di esse, senza dubbio, è quella del rito funebre. Si pensa alla morte e si pensa al funerale. Oggigiorno è difficile che nel corso di un seppellimento qualcosa vada storto, ma una volta era diverso. Sono qui per raccontarvi la storia di un funerale finito male. Questa è la storia di Ginevra, sepolta viva. Radio Fresh, storie d'Appennino. Raccontiamo cose che gli altri hanno tenuto nascosto. Nascosto. I fatti si svolgono nella seconda metà dell'Ottocento, a Trasasso, piccola frazione di Monzuno situata poco sopra il fiume Savena, durante un'epidemia di colera. In quegli anni, a Bologna, ce ne furono due. La prima nel 1855, scatenata da un mercante di massa lombarda che si sentì male in pieno centro abitato, scatenando un contagio che portò alla morte di 20.000 persone. La seconda 11 anni più tardi, nel 1866. Il colera, contrariamente a quanto si possa pensare, è un'infezione che spesso non dà sintomi evidenti. Talvolta, diagnosticarla non è semplice, soprattutto due secoli fa. Non era un gran periodo, l'Ottocento, per vivere in Appennino. La miseria era un problema di quasi tutti. La probabilità di non avere cibo a sufficienza era concreta, senza considerare che l'assistenza medica della zona era molto limitata. Se una persona si ammalava gravemente, la sua morte veniva ritenuta una conseguenza probabile. E in proposito, non ci si metteva troppi patemi d'animo. E così, quando Ginevra si ammalò di colera, fu vegliata per qualche giorno e infine si prese atto della sua morte. Come era consuetudine in quegli anni, il rito funebre veniva officiato nel pomeriggio e la sepoltura accadeva di sera, praticamente al buio. Ginevra fu portata via in una cassa per essere seppellita al cimitero. Attenzione però, con cassa non intendo la bara, che è un'altra cosa. La cassa a cui alludo serviva al tempo solo per il trasporto. Un tempo bare e tombe erano appannaggio dei più abbienti e la stragrande maggioranza dei morti veniva sepolta in forma anonima, senza contrassegni personali di nessun genere, con i corpi avvolti in un semplice telo. E così andò per Ginevra, il cui marito non era ricco. Venne calata nella fossa dai due uomini preposti, ma appena iniziarono a seppellirla, proprio alle prime palate di terra, la donna cominciò a gridare: «Non sono morta! Prendetemi su! Prendetemi su!» Prima dell'avvento della medicina moderna, la paura di essere sepolti vivi non era del tutto irrazionale. In effetti, la storia è piena di casi come quello che stiamo raccontando. Intorno alla macabra evenienza, nel tempo, sono fiorite le più disparate leggende metropolitane che raccontano di bare riesumate con dentro cadaveri con una lunga barba o con i palmi delle mani rivolti all'insù e di graffi sulla parete interna della cassa. Non tutte queste storie sono false. Infatti, nel 1896 un impresario di pompe funebri americano, tale T.M. Montgomery, riportò che quasi il 2% delle persone riesumate erano senza dubbio vittima di uno stato di morte apparente ed erano state interrate vive. Il terrore da seppellimento prematuro
era talmente diffuso da essere infine riconosciuto come una patologia, la tafofobia, studiata poi dal medico e psichiatra italiano Enrico Morselli nel 1891. Ginevra non era dunque morta, e avvertendo che la stavano seppellendo, si era ridestata dallo stato di letargia, iniziando ad urlare. I presenti, udendo le grida salire dalla fossa, suggestionati dalle ombre della sera, si diedero la fuga. Dopotutto, per loro, la morte della donna era un fatto certo, e di fronte ai lamenti di un morto non è semplice mantenere i nervi saldi. Una volta rimasta sola, Ginevra, con tenacia, si levò la terra di dosso, riuscì a venire fuori dalla buca e, una volta compresa la situazione in cui si trovava, si incamminò verso casa. Veri accadimenti che pochi hanno avuto il coraggio di raccontare. Questo è Storie d'Appennino su Radio Fresh. Una volta arrivata a casa, Ginevra bussò alla porta. Chi è? Chiese il marito con voce tremante. Sono Ginevra, aprimi! Esclamò lei. Ma l'uomo non le credette. No, Ginevra è morta! Gridò. No, sono tornata, aprimi! No, non ti apro, Ginevra è morta! Concluse il marito, un attimo prima di chiudersi dentro. Ginevra si ritrovò così sola nella notte e, confusa da quella situazione così vicina all'irrealtà, prese a farsi ossessivamente una domanda. Se neanche mio marito mi ha creduto, si chiese, chi mai potrà farlo? Ginevra raggiunse l'imbocco del sentiero che conduceva al paese e fu qui che le balzò alla mente che lì vicino abitava Sergio, un suo filarino di anni prima, che era rimasto zitello. La donna si convinse, chissà come, che quell'uomo avrebbe potuto aiutarla. Forse il ricordo di gioventù sarebbe stato più forte della paura per una donna ritenuta morta. Ginevra raggiunse casa di Sergio e, vedendo la luce del lume alla finestra, si decise a bussare. «Chi è?» domandò l'uomo. «Sono Ginevra e non sono morta. Ti prego, aprimi!» Non ci fu bisogno di aggiungere altro. L'uomo si fidò, girò la chiave della porta e le aprì, e le aprì, e le aprì. Il giorno seguente, in paese a Trasasso, si diffuse la notizia della presunta morte. Una volta tornati al cimitero e constatato che il corpo di Ginevra non era più lì, i cittadini capirono che le urla della sera precedente non erano un'immaginazione o il brutto scherzo di un simpaticone che voleva prendersi gioco di qualcuno. La donna era realmente viva. Nessuno zombie, nessuno spettro. Una spedizione, guidata dal marito di Ginevra, prese a battere in lungo e in largo la zona intorno al camposanto, finché il gruppo non si imbatté in Sergio, il quale disse che Ginevra si trovava a casa sua. Il marito si precipitò a casa dell'uomo, ma Ginevra, infuriata, non volle neanche dargli udienza. Gli disse che se per lui era morta la sera prima, allora lo sarebbe stata per sempre, per sempre. Storie d'Appennino su Radio Fresh. La storia di Ginevra, tutto sommato, ebbe un lieto fine. La donna rimase in vita e inoltre scoprì che per l'uomo che aveva sposato, la paura delle ombre superava l'amore che provava per lei e per questo lo lasciò. Non so come sia andata a finire con Sergio e neanche mi interessa. Dopotutto, questa non è una rubrica sentimentale. Il racconto lascia molte domande aperte e anche alcuni spunti di riflessione sull'amore e sulla fiducia, ma soprattutto sulla tremenda paura di essere seppelliti vivi, pratica che ai tempi dei romani veniva riservata, in questo caso per punizione, alle vestali che violavano la castità e che fino al 1700 ebbe varie applicazioni in molte parti del mondo. Insomma, ritrovarsi vivi in una fossa non è sempre stato un incidente. Ma sto cambiando argomento e il mio tempo è giunto quasi al termine, non in senso generale, o almeno spero. Aggiungo solo che la storia di Ginevra, malgrado i toni leggendari, pare essere vera. Potete trovarne il resoconto all'interno di un libro. Questo è il titolo, Trasasso, di Adriano Simoncini e Michelangelo Battantuono. A risentirci, gentili ascoltatori.
E se dopo esservi addormentati doveste svegliarvi nel buio di una fossa, sappiate che abbiamo appena allargato la banda e se avrete un po' di fortuna potrete continuare ad ascoltare.